Ieri eravamo un pochettino sottotono. Ci sono un po' di malumori perché appunto la gente non è abituata. Sposa a parte, sicuramente munita di permesso, ancora auto in sosta stamane in Piazza Rinaldi in barba a divieti e relativa ordinanza. Diversi inoltre gli automobilisti in transito, difficile pensare fossero proprio tutti autorizzati. Intanto negozianti, ristoratori e baristi dell'anello attorno a Ponte San Francesco, via Dolfin, Piazza Colonna, via Campana e Piazza San Vito, a breve zona traffico limitato, parlano di avvio incerto per la prima prova di pedonalizzazione con la serata di estate trevigiana. Però magari un mezzo che porti le persone dai parcheggi esterni alla città, i piccoli bus elettrici eccetera, ma penso che insomma anche l'amministrazione si stia organizzando e ci stia pensando. C'è bisogno di un servizio di bus navetta, per dire. Noi commercianti possiamo renderci disponibili anche pagare, diciamo, offrire il parcheggio a coloro che vengono a fare la spesa. Però cioè, deve essere organizzata bene questa cosa. Siamo all'inizio, deve passare qualche mese per vedere qualche bel risultato. È troppo presto, trarre bilancio. È un po' presto. Malumori anche nella centralissima Calmaggiore, dove i negozianti puntano il dito contro Ascom. Molti non sarebbero stati avvisati della Corri Treviso e si sarebbero trovati le transenne proprio ai piedi delle vetrine senza saperne il perché.